vorrei tipo avere una sigla, ma vabbè, non sono capace, quindi mi accontento di un ciao a tutti. Allora, sulle labbra indosso My Rent Boy, che è il nuovo rossettino di Mulac Nude, che io sto amando. E niente, vabbè, come sempre ve lo dico, perché se vi interessa me lo chiedete, è bene che voi lo sappiate, ed è questo, lo dico sempre, perché tanto poi quando vado ad editare mi scordo sempre che rossetto indossavo, quindi poi non riuscirò mai più a rispondervi. Comunque, allora, questo che cos'è? Uno svuota la spesa, e come avete letto dal titolo sono tipo sommersa da cibo, perché è veramente la spesa più grossa che io abbia mai fatto, o comunque che vi abbia mai mostrato sul canale. Sono stata da un supermercato che si chiama Ipercarni, non so se è una catena che sta anche in tutta Italia, ma a Roma ce ne sono diversi, ed è una catena che io adoro perché ha la carne davvero tantissimo in offerta. Per il resto non ha tantissime cose in offerta, però io ovviamente, già che ero lì, ho fatto la spesa generale di dicembre, visto che mo ci saranno le feste, insomma devo per forza riempire tutto, ormai ho tutto vuoto, ho rimandato per troppo tempo, infatti ho speso più di 100 euro proprio perché ho comprato un botto di carne. E niente, vabbè, io se riesco vi dirò anche i prezzi, però sostanzialmente, ripeto, le offerte sono sulla carne. E fatemi sapere se siete di Roma voi, dove acquistate della carne a buon prezzo, come vi trovate voi per carne, se lo conoscete, eccetera eccetera, perché gli scambi di opinione sono una cosa per la quale io faccio fondamentalmente i video. Allora, direi di iniziare da tipo frutta, verdura, sta roba qua. E ho comprato cipolle, mi servono le cipolle per tutto, praticamente io ci faccio di tutto, dalla carne alla minestra, alla pasta, insomma il soffritto, queste cose qua le faccio sempre, e queste venivano 99 centesimi. Quando non faccio il soffritto con la cipolla lo faccio con l'aglio, quindi ho preso anche l'aglio. E poi come verdura ho preso questa, che è l'insalata, però è quell'insalata tipo mista, che anche le carote, insomma tutto, che stava in offerta tipo 89 centesimi. Poi sempre in offerta a 1 euro tipo ho preso i funghi, questi qua, che sono i miei preferiti, e sono i champignon. Come frutta ho preso le mele, queste qua, che sono le Red Delicious, e costavano 2 euro al chilo. E poi ho preso quest'altri, che sono i mandarini. Ne ho presi tipo un chilo, perché vabbè, io li amo, quindi non potevo prenderne meno di un chilo. Come pasta ho preso le mezze maniche rigate, mezzo chilo, che questa è tipo la mia pasta preferita. Io ci faccio la carbonara principalmente, ma anche tipo con i sughi, quelli tipo il ragù, così ci faccio quella. Poi ho preso tantissime mezze penne rigate, che sono queste qua, della De Cecco, perché anche queste erano in offerta, costavano tipo 50 centesimi. Infatti ne ho presi tipo 4 pacchi, perché nelle feste, se si è in tanti, la pasta va via come il pane. E poi ho preso una pasta che non molti conoscono e non trovo quasi mai, che è questa, sempre della De Cecco, che si chiama Anelli Siciliani, che è praticamente una pasta che mia zia, che è siciliana, una volta mi ha fatto al forno, come fosse tipo la pasta al forno, quindi con il ragù, mi sembra, la mozzarella e tutto, il formaggio, l'uovo, e mi è piaciuta un botto, quindi l'ho voluta prendere per farla anch'io con quella ricetta. E questa la dovete tipo mettere a bollire come la classica pasta, solamente che la dovete togliere qualche minuto prima della cottura e mettere poi al forno con tutto il resto. E quindi niente, mi piace tantissimo e l'ho voluta riprendere appena l'ho vista, perché come vi dicevo non sempre la trovo. Sempre come pasta poi ho preso le farfalle della Barilla, che anche queste le amo, è una delle mie paste preferite. Ho preso tre confezioni di questo latte, che è quello della centrale del latte, parzialmente scremato a lunga conservazione, e ne ho presi tre e stavano in offerta tipo a 69 centesimi. Poi ho preso questi, che sono i risotti, e uno l'ho preso ai funghi porcini, e secondo me questi risotti hanno la quantità giusta per una persona e mezza, diciamo due piatti non ci vengono, a meno che voi non fate anche un secondo. Io generalmente faccio o primo o secondo, quindi non sono sufficienti, infatti ne metto sempre due, e poi se avanza un po', insomma, poi lo riscaldo per la cena, se no ne faccio tipo metà di un'altra confezione, l'altra metà poi la tengo per un'altra volta. E ne ho presi due da mixare, non lo so, questa mi è presa questa cosa, uno è funghi normali porcini e l'altro è tartufi. Io solitamente ho provato sempre quello ai funghi porcini, ora ho visto questo nuovo, cioè non so se è nuovo per me, ai tartufi,
E quindi niente, ho pensato alla fine porcini e tartufi stanno bene insieme, lo mixerò e vi farò sapere se poi è una cavolata oppure no. Poi ho preso i crostini integrali, questi della marca Consiglia. Ne ho prese due confezioni perché sapete che io i crostini li adoro e questi ci faccio anche magari tipo gli antipasti quando viene qualcuno, ci spalmo qualcosa sopra o col pomodoro, vengono buonissimi. Il pan bauletto, questo qua della Mulino Bianco, sempre integrale. Sempre della Consiglia ho preso questi che sono appunto i grissini classici, voglio assaggiarli. Poi ho preso questo che è il gran purè, quei purè che comunque fate voi facili e veloci, insomma, quando qui ci dice per 5, in soli 5 minuti, 3 buste, 9 porzioni, insomma, per quando voglio fare qualche contorno veloce, ecco, questi mi sono sembrati l'ideale. Poi ho preso queste della Consiglia sempre, che sono le nastrine, per fare colazione ovviamente. Sono senza olio di palma, lievitazione naturale, 6 pezzi e costavano tipo 99 centesimi. Come dadi ho preso questo qua della Knorr, che sono 10 dadi classici, e poi ho preso questi altri che sono il cuore di brodo di manzo, che però mi hanno detto di fare, cioè tipo questi sostituiscono gli odori, io solitamente metto l'acqua con gli odori a bollire e poi ci aggiungo un dado, invece mi hanno detto che questi servono per sostituire il dado, questo qua, cioè questi insaporiscono proprio al posto degli odori, scusate, no, al posto del dado. Voglio provare a vedere, anche se secondo me è una cavolata perché gli odori ci andranno comunque, però vabbè. E questi ce ne sono tipo 4 all'interno e questo invece ce n'ha tipo 10, vi dicevo, cotto lentamente, vabbè, senza glutammato, lo so che i dadi non sono tipo la cosa più sana, però vabbè. Poi avevano la passata del Monte in offerta, questa classica finissima, che è appunto una passata di pomodoro, e a 99 centesimi te ne portavi a casa due appunto al prezzo di una. Ok, ora passiamo al reparto frigo, che è tipo tantissimo. Allora, ho preso il pesto di noci, questo qua della Rana, che è buonissimo. Io ci faccio la pasta, specchi e noci, è davvero qualcosa di sublime. E la nuova tecnica è aggiungere delle noci proprio a pezzi, cioè è tipo la morte sua. Poi ho preso una mozzarella, questa qua, della Bayerland, non lo so, vabbè, comunque una mozzarella e va bene su tutto, pasta al forno, fettine e quant'altro. Un pezzo di parmigiano reggiano che stava in offerta, la pasta fresca, questa qua della Divella, che sono le trofiette, si cuociono veramente subitissimo, io le adoro con appunto specchi e noci. E poi ho voluto provare i cappelletti con prosciutto crudo, che non li conosco, quindi non so come sono, però stavano tipo al di sotto di un euro, quindi ho detto fammeli prendere. Poi ho preso una cosa super salutare, che è un trancio di pancetta per fare tipo la carbonara, la matriciana, queste cose qua. Poi a un euro ho preso lo speck appunto per fare la pasta e del prosciutto dolce stagionato per fare magari le piadine. E poi ho preso del salame ungherese appunto per antipasti, stuzzicare, cose di questo genere. Poi ho preso in offerta 3 pacchi di Wurstel, mi sto sbrigando perché è una spesa infinita, anche se questo video tipo durerà meno degli altri miei, svuota la spesa, perché appunto per la fretta di mostrarvi tutto sto andando a 3000, infatti cioè sto tipo avvampata. Comunque Wurstel per 89 centesimi. E poi in offerta 2,99 ho preso il salmone affumicato, che io lo uso per gli antipasti o per fare la pasta al salmone. Per quanto riguarda i surgelati, ho preso delle bistecche delle lombate di maiale e altre bistecche che sono quelle di collo. Poi ho preso il macinato, che io utilizzo per fare o la pasta o le polpette, le spuntature, che io ci faccio generalmente appunto il sugo, e poi queste vengono ovviamente mangiate così, quindi servono sia per primo che fanno anche da secondo, e ne ho presi 2 pacchi perché non costavano nulla. Poi ho preso dei tramezzini, questi che dentro hanno il prosciutto cotto, e sono veramente buonissimi, se vi capita andate, sono 4 pezzi pagati 2,91 euro, poi c'era il 10% di sconto alla cassa, e sono veramente buoni da provare, insomma, così una ricetta facile e veloce per quando non avete idee. Poi ho preso le spinacine e i cordon bleu, ne ho presi tantissimi, tipo 10 pezzi di ognuno, così almeno li ho surgelati e quando ho voglia li faccio. Dei fusi di pollo, anche questi divisi, perché in un plateau ce ne sono tipo 8 o 6 a seconda di quale prendete, quindi io li divido tipo in porzioni o da 4 o da 2, insomma, da 2 se sono da sola, in 4 se si è in 2, cose del genere.
Poi ho preso della Findus gli spinaci, questi qua a primavera, che erano tipo in offerta. I miei classici pisellini Findus, che li metto ovunque, per primi, secondi, eccetera, eccetera. Ci metto anche delle cose della Bofrost che ho preso, che sono la farrotta, che è del farro con dei piselli ed è veramente buonissimo. La Bofrost, vi dico, costa un po', però merita assolutamente, hanno delle qualità secondo me davvero molto superiori rispetto ai classici surgelati. Sempre di Bofrost ho preso la vellutata zucca e carote, che anche questa adoro alla follia, e la paella, che era la prima volta che la provavo ed è veramente anche questa buonissima. Costano, vi ripeto, queste cose, non mi ricordo i prezzi, ma veramente costano. E comunque, ritornando ai percarni, poi ho preso le patate McCain, queste qua che sono buonissime, e poi 3 kg di salsicce, tipo 2 plateau, che ognuno ce n'ha tipo 12-13, e per finire il pollo, questo qua intero, che adesso faccio al forno per cena. E niente, questa è tutta la spesa che ho fatto, mi sbrigo, là dietro c'è il marasma di tutto. E niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, pollice in su se vi è piaciuto, pollice in su anche se non vi è piaciuto, no, sto giocando. Vi mando un bacio, fatemi sapere i vostri pranzi di Natale, perché sono curiosissima per prendere spunto o idee. Se fate video, consigliatemi qualche ricettina che avete proposto nel vostro canale. Detto questo, mando 3000 baci, grazie per averlo visto e ciao!